dal barco in diretta, missione quasi completata, manca veramente pochissimo allo sbarco del mezzo in terra canaria. Ci sarà per un po' un mezzo targato Modena in circolazione, te l'ha portato Pillo for DJ, se non lo conosci, ma chi sei? Pura vida, ci vediamo a terra. Bueno, zico, è domenica e Nicola finisce ste cavolo di interminabili cose, di stick, come si chiamano? Adesso mi metto qua a aiutarlo anche lui, stavo prendendo il sole a dire la verità, ma se ne è un po' andato, ma magari torna, boh, adesso vediamo. Faremo tra un po' la carne ai ferri qua e guardate che c'è l'orizzonte. Ceresca! Se resca con il camper! Vai Resca! Porta a termine la tua missione! Beh, eccomi! Tu mi hai chiamato e io ci sono. Los Ancones, là ci sono Jenny, Nicola e Dredd, il grande Dredd, sempre il numero uno, il bimbo con il nome più bello della storia. E basta! Ciao! Mi vedete? Lion, arrivo. Dredd arriva a portarti le ciabattine, non demordere, resisti amico mio, resisti, pura vita, ma tra poco bombocla. Più bella nostra la barca, perché nella nostra barca ci sta il camper e ce ne staranno tanti altri, signori. Siamo arrivati a destino, siamo arrivati a destinazione. La nostra barca è più bella. Bastardi. E niente, ladies and gentlemen, in autocaravana conducendo in Costa Teghise, sempre più vicini all'arrivo, signori. Fantastica esperienza, fantastica, di verità. Grazie a Jenny e a Nico che mi hanno dato, e a Dredd che mi hanno dato la possibilità di fare questa prova. Per me è molto molto importante. Basta, adesso conduco bene, perché qua se no ci fanno il sederino. Ciao, a dopo. Non l'hai fatto. Hai fatto bene. Adesso vedere il camper. Olè. Com'è? Va bene. Andiamo bene. Olè. Vediamo se ci sono i tornati. Abbiamo sicuramente da fare le sigillature. Una bella lucidatina. Fantastic. Lanzarote. Eccoli qua i due Bolider 2023-2024. Se la devi prendere subito stasera, puoi venire a dormire con me. Dai! Sto male. Dredd,
Illusionatemi che c'ho un regalo. Può lui entrare stanotte? Lui è abbastanza conosciuto, direi. Sì. Ci portiamo pure dentro, se no domani esce biondo dal qua. Ma esco la biondo domani. Lo zio Eddie. Oh, cosa c'è? Oppala! Oh, oh, che meraviglia! Oppala! E poi non è l'unico, ha detto, eh. Ti piace? È una canna nuova per andare a pescare. Fischia. Che più bella della mia, oh. E poi che altro regalo c'è lo zio Eddie? Chiedo, ma allora lo zio Eddie non ha fatto la resca. Poi ci spiegherai, Voglio dire bavarese, che vuol dire amici, fratelli, hermano. Cioè, ha un significato, però non c'entra niente. Ma l'altro? L'inverter. Che l'inverter dov'è? Dove c'è l'inverter? Mi ha detto che non c'è l'inverter, ma... No, bene. L'inverter nuovo da montare. Buongiorno, buongiorno a tutti da Lanzarote. Questa mattina è tardissimo, sono già le 11. Cos'è successo? Allora, abbiamo aspettato Filippo che ieri, come avete visto, ci ha portato il camper là allo Shankones, però se l'è mantenuto. Vedete che vado via, che hanno riacceso. Però ci ha chiesto il piacere di tenerlo una sera in più e come dire di no? Ah, un paladino della vita che, come avete visto, insomma, quelli che la vita manda bisogna avere sempre un trattamento speciale e particolare, quindi con bagno la professionalità, è stato un grande, ce l'ha portato, gliel'abbiamo lasciato che era il suo desiderio un giorno in più, stamattina ce l'ha portato qui ad Arrecife e ad Arrecife ci hanno restituito sempre anche il furgone che era fuori in affitto, quindi rispettivamente abbiamo portato a casa, anzi abbiamo portato in aeroporto i ragazzi che ci hanno ridato il furgone, abbiamo portato a casa Filippo e ora siamo qua in officina. Io faccio palestra, come vedete sono già in tenuta, Nicola si è messo subito al lavoro e Alessandro pure. Cosa fanno? Un pasticcino? Che dite, la mia pasticcina? Pasticcino questa mattina, cosa c'ha? Io voglio di coccolina questo pasticcino! Questo pasticcino! Position Renault Fiat Nissan Nissan. Siamo in pole position, tutto il parcheggio è nostro. Devi guardare se siamo senza acqua. Ma gli avevi detto poi di mettercela dell'acqua?
Ma lo si è acceso io? No, lo posso spegnere, nessuno lo usa adesso però. Uno? Sì. È giusto? Sì. Buon, dopo oggi svuotiamo il camper con calma. Prendi la roba della Roby. Ora stiamo iniziando a svuotare un po' la roba che ci è stata caricata sul camper e per prima cosa dobbiamo assolutamente dire un grazie a Beppe e Giada. Assolutamente, che ci hanno dato un po' di attrezzatura utile per la nostra... Ci hanno regalato un sacco di attrezzatura l'attività. Per l'attività, esatto. Puoi dirci qualcosa? L'hai già aperto? Sì, no, c'è un po' di roba mista, l'ho già caricato un po' così. Perché abbiamo delle cose... C'è un trapano, poi c'è la sega circolare dentro, ci sono tutti i morsetti. Un crick, un martello di gomma, un crick a bottiglia. Poi ho visto un dreamer, una levigatrice. Oh, grazie mille, davvero, questa, davvero. Cosa c'è lì dentro? Questa qui è molto importante, che l'ho aperta prima. Questa qui moltissimo importante, taglia lamiere. Questa qua... Sei contento? Invece che mettermi sempre lì con gigantino. Sei contento? Assolutamente, guarda. Rivettiera, tac. Quindi grazie mille, davvero dei super regali. Assolutamente, dopo poi ci riguardiamo con calma. Ci riguarderemo con calma. Devo andare a prendere il crick nuovo perché il mio si è rotto, guarda. C'è il regalo, cosa vuoi di più? Non c'è bisogno, anche a 90. Non so cosa vuol dire, però siamo contenti. E queste invece sono le mie scarpe. Arrivate! Cercare il gioco, mamma. E le altre. Vediamo queste come sono. Queste sono più easy. C'è la super palestra che ve la farò vedere quando la monterò. Come sei messo lì su? Vediamo cosa vuole far Dario. Tieni, spiega che cosa hai incontrato. Niente, non è nei punti dove... Non so, questi scansi qua ci sono, hanno fatto delle fibre, come vedete si vede che dove si fermava l'acqua, dove si ferma l'acqua è marcito tutto, sotto ci sono dei buchi e ci hanno fatto la fibra, vedi, stuccato, è solo che sotto è marcio, podgo. Adesso chiamiamo e dopo sentiamo quello che vuoi fare. Spera un rato, Dre. Ultimo posto che andiamo a vedere, Chicos, poi dobbiamo prendere una decisione qua, eh?
A noi piace un sacco. Adesso andiamo a parlare tra di noi. La porta c'è, l'altezza c'è. E vamos a ver. Buongiorno, buongiorno da Lanzarote. Allora, che dire? Siamo agli sgoccioli. Ieri avete visto che siamo andati a vedere un altro posto, però alla fine abbiamo scelto, ecco, sì, abbiamo fatto delle scelte, ecco, che magari nessuno avrebbe fatto, probabilmente tutti avrebbero fatto, o probabilmente chi se ne frega, perché comunque siamo noi che dobbiamo, ecco, fare questa scelta, quindi può essere condivisibile o meno, però ovviamente è dettata da diversi fattori, si mette sulla bilancia un pochino tutti, eccetera, tra tutti i locali che abbiamo visto, i vari costi e le varie cose. Farei un giochino io per vedere chi ci becca, chi ci conosce davvero, in fondo sa cosa abbiamo scelto. Però non so se farlo. Boh, non so, adesso ci penso, perché un po' viene fuori il mio spirito giocherallone e un po', ma dai, chi se ne frega, vi dico cosa abbiamo scelto, quindi non lo so. Vabbè, comunque, stiamo andando in officina, cioè adesso no, stiamo venendo via dall'officina, siamo arrivati in officina esattamente 10 minuti fa, però ci siamo dimenticati delle cose e abbiamo catalizzatori, cose da ancora da scaricare che sono arrivati dall'Italia insieme al nuovo camper, e quindi adesso Nicola e Ale se li portano in officina, e io mi sono dimenticata l'acqua. Ho trovato per fare il bagno a Pedro, cioè mi sono dimenticata l'acqua, dicevo, mentre Nicola come al solito fa spesa nel pattume. Pedro ha preso il top. Vabbè, dai, non si dice. Deve rifare un bagno dentro un camper. E abbiamo trovato proprio, cioè, adesso voglio che faccia, fai vedere cosa si trova nel pattume qua alle Canarie. Cioè, questa è una rimanenza di un lavoro che hanno appena fatto. E poi è anche simile il colore dei suoi mobili. C'è ancora la pellicola sopra, quindi proprio è nuovo, l'hanno tagliato e hanno buttato via. Vedete, la rimanenza semplicemente, quindi è nuovo di palla e gli hanno proprio chiesto di rifare un bagno. Questo qui lo posso vendere davvero come nuovo? Sì, è nuovo. È nuovo. Quindi niente, faremo questo bagno. E stavo dicendo, prendo l'acqua perché mi sono dimenticata l'acqua e io studierò. Mentre loro, adesso andiamo a vedere a che punto sono con il furgone, che non manca molto. Domani mattina c'è Dariuzzo anche, che viene a vedere come stiamo messi. E porta gli specchietti nuovi perché c'ha tutti gli specchietti andati questo furgone, e boh, poi dopo vedremo il da farsi. Prendo l'acqua. Allora, questa è la situazione attuale. Ieri Ale ha iniziato a dare il fondo in alcune parti, ieri sera sono venuti qua e Nicola ha tirato su le ultime botte qua. Non sono riuscita a farvi il video perché c'era mano con la musica a palla e poi mi danno il copyright. Questa mattina, Nicolai, che intenzioni hai? Ho dato due stucchette lì, poi la vivo in fondo sopra. E poi dai, ormai avete finito la preparazione, no? Sì, manca poco. Buono. Cos'è quello? Catalizzatore? Come fai a sapere quanto ce ne va però? Più o meno. Ah. Nicola
ha deciso di imparare tutto. Diventa morbido in pratica col catalizzatore. Non vorrei imparare bene a maneggiarlo. Vabbè, poi si impara piano piano. Infortunio. C'è scritto che però non va bene sopra sulle ferite vive. Infermeria. Vieni qua. Come? Così? Però è meglio chiuderlo anche di là, no? No, mettiti un guanto ora. Sei lì? No? Ok. Allora ragazzi, mentre Dread canta, vuoi cantare la canzone in mondo visione? No. Dai. Oi. Insieme io te, dai, vai. Uno, due, tre. Dai. Dai, bella da te, dai. Oi venimos a cantar por la Navidad. Deste misiel de Lanzarote, escuelas de campo e mar. Che poi chissà, no, non fare così. Poi chissà ci sarà un'altra parte, però non se la ricorda. Mentre Dread canta. Poi venivo, sa cantare. Dici cosa è successo? Niente, ci ha messo di merda. Ah, oh, niente, ho acceso un inverter. Per cosa? Per frullare l'aloe. Bravo. Alla fine è andato tutto, è iniziato a suonare, è stato dato in tilt tutto. Tutto e niente, fatto sta che adesso le batterie risultano morte, cioè tipo a 10, vero? È a 10, no? La batteria? No, a 0. A 0 proprio. È scoppiata. E non capiamo cosa c'è che non va, perché non è che c'è la batteria che ha preso un colpo. Ogni tanto ultimamente stavamo registrando dei come blackout. Andava via un attimo tutù, e poi ritornava. Quindi ci deve essere qualcosa che disturba tutto l'impianto, che non è stato fatto da Nicola. È ancora il suo impianto originale, diciamo. Dimmi amore. Guarda. Mm-hmm.